Carissimi, siamo giunti ad un ulteriore step del nostro cammino, del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo. La volta scorsa abbiamo cominciato a introdurre delle tematiche molto molto importanti, cioè, diciamo così, la ricetta della felicità che propone il cristianesimo. Per noi felicità è uguale a santità. Abbiamo visto le beatitudini. E Gesù, che dice beati, 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 noi diciamo quando vogliamo esprimere il fatto che pensiamo che qualcuno sia contento, diciamo beato lui, no? Cioè, adesso se ne va in vacanza in Sardegna, adesso questo è il periodo, beato lui, ecco, perché pensiamo che sia una cosa tale da rendere quantomeno, non dico felici, ma quantomeno gioiosi, no? Invece Gesù non scherza, Gesù dice beati, beati, beati sono coloro che giungono a questi vertici. Ora, noi capiamo bene, abbiamo già introdotto che le beatitudini sono un livello alto, non si improvvisano dall'oggi al domani. Vivere le beatitudini non significa se vuoi entrare nella vita osservi i comandamenti, l'abbiamo visto la volta scorsa con il giovane ricco, no? Si tratta di qualcosa di più importante. E di più grande. Ora, abbiamo visto la volta scorsa l'importanza di un'opzione per la santità, chi vuole e chi ci crede. Ecco, perché la santità si basa su un principio: tanto più io vivo vicino al Signore, tanto più cresce la mia vita di grazia, tanto più cresce la vita divina in me, quanto più comincerò ad essere felice già da qui. Comprendiamo un punto fondamentale prima di entrare nel tema di questa sera. Il cristianesimo non annuncia semplicemente la felicità del dopo. In paradiso c'è la beatitudine con la B maiuscola, quindi c'è la pienezza della beatitudine. Attenzione, però Gesù, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, non dice di essi sarà il regno. Quindi attenzione a questo punto, vorrei fare riferimento in questo contesto, l'ho già fatto, però lo ribadisco, no? Non so se l'ho fatto nella scorsa puntata, ma non fa niente, insomma, in qualche altro intervento dovrei averlo fatto, averlo fatto recentemente. Nel messaggio che la Madonna ha dato in occasione del 40esimo dell'anniversario di Medjugorje, se si preferisce, diciamo, avrebbe dato per rispetto di chi non ci crede, no? Io ci credo, quindi ho usato l'indicativo, però se qualcuno non ci crede, ecco, cito questo episodio non tanto per l'episodio in sé, quanto per... Allora, la Madonna ha detto, avrebbe detto, orsù, decidetevi perché io voglio che stiate bene in questo mondo. Io sono stato contattato, non mi ricordo se su Twitter o da qualche altra parte, dicendo ho letto in giro sui social, questo messaggio era proprio che qui non parla la Madonna, perché la Madonna a Lourdes ha detto a Santa Bernadette: non ti prometto di farti felice in questa vita, ma nell'altra. Quindi sembrerebbe esserci contraddizione. È così? Allora, Gesù nel Vangelo dice: non siate turbati il vostro cuore, io vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi, giusto? Però in un altro passo del Vangelo dice: non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra, io non sono venuto a portare la pace, ma una spada. Oibò. Insomma, Gesù che porta la pace o la spada? Vuole la pace o vuole la guerra? Questo ci insegna anche a essere sempre molto cauti, cioè prima di... perché molte cose a noi ci sfuggono. Due cose sono in contraddizione l'uno con l'altro quando sono dette, questo è il principio di logica, allo stesso tempo e nello stesso senso. Il senso con cui Gesù fa queste due affermazioni è differente, perché quando dice vi lascio la pace, vi do la mia pace, dice: io vi porto la pace del cuore, quella pace che non ve la potrà mai togliere nessuno, quella pace che deriva dalla
dal fatto che la volontà di Dio abita in voi e quindi in voi c'è l'assenza totale di ogni qualsivoglia turbamento. Invece la pace, la guerra che c'è per accidenza dipende dal fatto che fuori di voi, a causa del fatto che siete miei, si può scatenare la guerra e la persecuzione, che a volte per seguire le mie esigenze dovrete andare contro, quindi accettare di contrariare e quindi ritrovarvi contro le persone che vi sono vicine. D'accordo? La Madonna a Lourdes sta dicendo: non ti prometto la felicità sulla terra, cioè non ti prometto la felicità secondo l'accezione comune che si ha della felicità. Qual è la felicità terrena? L'abbiamo visto la volta scorsa. Niente croci, niente sofferenze, niente problemi, pieni di piaceri e di divertimenti. Attenzione, attenzione. In paradiso questo ci sarà. Attenzione, la beatitudine del paradiso comporta queste cose, non al modo terreno, perché nel paradiso non ci sono i piaceri bassi, ma tutte le cose più belle e immaginabili che noi possiamo concepire in paradiso ci stanno. Quindi è chiaro che il paradiso in questo mondo non è la stessa cosa, d'accordo? Quindi noi non siamo felici, la Madonna non promette la felicità in questo senso. Primo, non la felicità terrena, perché quella non è cosa che viene dal cielo. Secondo, non ti pensare che la felicità che vivrai sulla terra è uguale a quella del paradiso, perché qui c'è comunque la croce. Qui c'è comunque la persecuzione. E infatti nelle beatitudini cosa dice Gesù? Beati perseguitati per causa della giustizia. Beati voi quando vi perseguiteranno, vi metteranno al bando e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Una beatitudine anche quella. In paradiso nessuno ci metterà al bando, nessuno dirà male di noi, nessuno ci perseguiterà. Oh, io sto parlando come se ci dovessimo andare. Speriamo, insomma, no? Ecco. Quindi sono due cose distinte. Però, attenzione alla felicità che il cristianesimo promette anche in questo mondo, è felicità vera, è felicità profonda. Allora, detto questo, stasera dobbiamo fare altri due step, perché la santità è certamente una cosa importante, ma la santità si inscrive dentro delle coordinate ben precise. Questo ciclo di catechesi si chiama Dal non senso alla vita di cielo, quindi è giunto il momento in cui dobbiamo farci una domanda. Qual è il senso della mia vita? Attenzione, nelle prime catechesi, ricordate sempre che questa è una sequenza che vorrebbe essere ordinata e coordinata, quindi ci sono degli step che sono conseguenziali, quindi che si possono anche ben amalgamare, vivere e comprendere nella misura in cui si è percorso il cammino. Allora, nelle prime puntate dicevo: senti un po', tu mettiti davanti allo specchio e devi chiederti: ma io oggi che cosa sto campando a fare? Perché campo? Ditti la verità. Campo per i soldi? Campo per i soldi, ma dittelo una volta buona. Campo perché voglio godermi tutti i beni della vita, sono lussurioso, voglio provare tutti i piaceri veneri possibili. Dittelo, ma abbi il coraggio di dirti la verità. Era importante che noi prendessimo coscienza di come siamo. Ma come abbiamo visto, lo status quo non è una condanna irreversibile. Perché io, con l'aiuto della grazia di Dio, da domani la mia vita può essere un'altra cosa. Dio è con noi, Dio lo desidera, Dio ci darà tutti gli aiuti possibili e immaginabili. Quello che non farà sarà decidere al posto nostro. Cominciamo a focalizzare con un punto fondamentale. La prima cosa per imparare, da imparare a fare per trovare il senso della vita e per essere santi, è imparare ad essere uomini e donne, ossia membri della razza umana. Noi siamo persone libere. Quello che ti sta accadendo, quello che stai vivendo, è quello che tu in qualche modo hai voluto che fosse. Anche semplicemente per il fatto di non esserti porto alcune domande, non porsi alcune domande ha delle conseguenze.
Non averci pensato ha delle conseguenze. Aver agito in maniera impulsiva, eccessiva, ha delle conseguenze. Non possiamo campare così. Non si campa così. Quindi dobbiamo entrare in questa, in questo orizzonte, in questa ottica, in questa dimensione. La prima cosa, scopri che hai una libertà e quella non te la può toccare nessuno. 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 La libertà, vi faccio un esempio, dice, ma se mi imprigionano, se ti imprigionano, scusa un attimo, se tu hai fatto la scelta per la santità e ti imprigionano, ma che qualcuno potrà impedirti di fare, di ripetere interiormente, adesso lo dico ad alta voce, giorno e notte, Gesù io ti amo, ti offro la mia vita, Gesù ti amo, Gesù ti amo, Gesù ti offro il mio sacrificio che sto vivendo, la rinuncia alla mia libertà per la tua gloria, per la salvezza del mondo, per il rinnovamento della Chiesa. Qualcuno te lo potrà mai impedire di fare questo qui? E noi pensiamo che questi atti fatti nei confronti dell'Altissimo Dio non li vede, Dio non li sente, o che sono senza significato. Chi è che te la potrà togliere questa cosa? Chi te la potrà togliere? Noi abbiamo sempre la possibilità di scegliere in questo mondo. Così come ascoltare la voce della coscienza, io vi dico, perché ci introduciamo anche a queste cose, no? In questo tempo estivo, l'ho detto anche questa mattina nella meditazione sulla Divina Volontà, però è una cosa molto importante, perché a parte che mi rallegra molto il fatto che le persone che dicono in qualche modo di, a me non piace il termine, che mi seguono, io non devo essere seguito da nessuno, d'accordo? Questo sia molto chiaro. Io non ho seguaci, non ho discepoli, d'accordo? E noi siamo tutti quanti discepoli, io con voi, di nostro Signore Gesù Cristo. È Lui che bisogna seguire ed è Lui che bisogna ascoltare. Un prete è l'amico dello sposo, è colui che ha il compito di aiutare la tua stessa coscienza ad ascoltare la sua voce, non la mia, la sua. D'accordo. Se lui si dovesse degnare, cosa che a me sembra molto strana, di dire qualcosa di buono attraverso di me, sia data a lui la gloria. D'accordo. Ma basta poi. Allora, libertà e coscienza stiamo parlando. Cos'è la coscienza? Bisogna arrivare in questi giorni, sapete, adesso è l'estate. E che facciamo d'estate? Punto interrogativo, capiamo di cosa sto parlando, no? Come andiamo in giro conciati d'estate? Maschi e femmine. Al mare, ai monti, per strada e in chiesa. Allora, mi sono arrivate delle cose. Padre, io lo volevo chiedere, io mi sono trovato in quella circostanza. E sono stata in spiaggia, mi sono sentita profondamente a disagio, eppure avevo acquistato un capo molto molto sobrio, molto molto casto, intero, non a bikini, eccetera eccetera, ma ciò nonostante mi sentivo a disagio. Che devo fare? Dico, numero uno, ascolta il disagio, ascoltalo, non soffocarlo. A tutto c'è una soluzione. Da cosa dipenderà questo disagio? Che cos'è quel disagio che uno ha? Se uno lo vuole ascoltare, perché uno dinanzi a quel disagio può tranquillamente dire: sì, guarda, già mi sono comprato il costume intero, che già questo già mi sembra una mezza suora, una mezza prefica. Questo basta e avanza, basta. Uno potrebbe reagire in questo modo. Cos'è una reazione di questo genere? Questo te lo spiego io. È la tua volontà umana che cosa fa? Anziché ascoltare
la voce della coscienza, siccome la voce della coscienza ti, come dire, urgerebbe di fare qualche cosa di apparentemente impegnativo e tale da comportare delle conseguenze sgradevoli, d'accordo? Perché se io alzo il tasso, come dire, di verecondi e di modestia al mare, poi lo prenderanno tutti in giro. Allora, questo già è troppo quello che ho fatto, basta. Liberissimo di farlo. Ma se lo fai, sappi che non hai ascoltato la voce della tua coscienza. E sappi che nella voce della coscienza parla Dio. Processo psicologico, queste catechesi servono a farci entrare dentro un istinto tipico. Come faccio a distinguere la voce della coscienza? Attenzione, dalla voce della mia ragione che alimenta la mia volontà umana nelle scelte. La voce della coscienza, punto primo, ci porta sempre verso il buono, il lecito, il buono, il meglio o l'ottimo a volte. Dio alcune cose grosse a qualcuno le chiede. Perbacco. Gliele chiede certamente chi gliele chiede. Non a tutti, ma a qualcuno sì. Quando Dio parla al nostro cuore, ci chiede qualcosa delicatamente, non sono mai minacce, obblighi, la voce della coscienza è di una delicatezza estrema, è facilissimo infuocarla. Parte però subito il processo psicologico. Io capisco questa cosa e comincio a entrare in fibrillazione. Perché? Perché questo campanellino che suona, questo pensierino che mi viene, io immediatamente la mia mente va, viaggia alla velocità della luce, comincio a pensare che se lo metto in pratica, mamma mia, dopo mi devo cambiare questo, devo cambiare quest'altro, cioè, che faccio? E ho 300.000 costumi, li ho buttati tutti, e mo' mi devo rifare tutto un altro cataroba, e poi chissà cosa penseranno. Quindi partono una serie di giustificazioni. Allora, che succede? In queste circostanze si cerca il consiglio, credetemi, del sacerdote. Dice, padre, io, però, allora, qual è il processo? Adesso ho messo 30 anni, 20 anni per rendermi conto di queste cose. Quando la nostra coscienza dice qualcosa e la nostra mente elabora tutta una serie di controproposte che sono finalizzate a non fare quello che Dio vuole, e che mi ha fatto delicatamente percepire. Allora io cerco il prete di turno, dove chiaramente gli prospetto la cosa, gli dico, guardi, cioè, come gliela prospetto? Gliela prospetto per farmi dare il placet a quello che voglio io. Attenzione. Io ho imparato molto bene questa cosa, quindi io questo non lo faccio mai. Io rimando sempre la persona alla coscienza. Gli dico, guarda, su questo problema, la problematica è questa. La situazione oggettiva è questa. I parametri di riferimento sono questi. Ascolta il tuo cuore, pregaci e poi decidi quello che vuoi. Ah, ma così lei non mi ha detto niente. No, no, così ti ho detto tutto, ti ho detto. Perché ti sto aiutando, se vuoi, a liberarti dalle catene della tua volontà umana e a cominciare a fare la volontà di Dio. Se tu impari a fare questa cosa, sapete quanta gente fa le tragedie? È morto il padre spirituale. È morto quel santo sacerdote che mi ha aiutato da adesso è la fine, dove lo troverò un altro così? Discorsi, per carità, belli, no? Meglio che uno cerca il padre spirituale piuttosto che uno cerca chissà che cosa di brutto, insomma, che cerca l'amico, d'accordo? E di andare a tradire il marito. Ma attenzione anche a questi discorsi. Attenzione. Il padre spirituale, parleremo anche di questo poi più avanti, quando uno ce l'ha, lo trova e sa farne buon uso, e attenzione, e il padre spirituale sa fare il padre spirituale bene, cosa che non si, non, questo, questa non è una delle cose che sono garantite dall'ordine sacro, assolutamente. Celebrare la messa è garantita dall'ordine sacro, la confessione e l'assoluzione sono garantite dall'ordine sacro, la direzione spirituale no. La direzione spirituale un prete deve essere capace a farla e deve aver acquisito le competenze teoriche, pratiche e anche empiriche, deve aver avuto un pochino di esperienza, deve averci qualche annetto, deve averci qualche capello di meno, deve averci qualche capello bianco, a mio avviso. Forse non basta il capello in meno e il capello bianco, ma è un insieme di cose.
Libertà e coscienza. Libertà e coscienza. Ricordiamole bene queste due cose. Perché è attraverso queste due dinamiche che si gioca tutta la nostra vita. È lì che il Signore ci viene a cercare. Ci parla nella coscienza, te la dice una cosa, ma te la dice estremamente, estremamente delicata. Quanti no? Cioè, vi dico una frase che ha detto il mio amico Don Fabio Rosini, io quando cito qualcosa che ha detto il mio amico lo dico sempre perché è giusto che sia così. D'accordo? Poi se lui è umile e dice non fa niente, meglio per lui, però è doveroso, non posso andare tra virgolette, a fare bello con i meriti altrui. Quindi quando io ricordo una fonte, io la cito sempre, perché è giusto. D'accordo? Lui mi ha detto, lo sai quando capisci che tu stai a contatto, che tu stai a contatto con Dio, che è Dio che ti sta parlando? Quando gli puoi dire di no. Io ho sentito questa frase da lui, ci ho pensato enormemente a lungo. Ed è straverissimo. Se non gli puoi dire di no, questa è una grande responsabilità. Però torniamo ancora una volta alla puntata precedente, il giovane ricco. Pensiamo a tanti fatti che sono successi nella storia. Pensiamo a Giuda, tanto per dirne uno. Pensiamo a Giuda. Gli ha detto di no? Purtroppo sì. Purtroppo sì. E come ci siamo già detti, Dio è tanto rispettoso di queste cose e non le viola. Io ormai sono sicuro, cioè io sono sicuro che Dio questo non lo faccia mai. Dio potrebbe violentare, potrebbe fare qualunque cosa, ma non lo farà mai. E la prova di questo è che il rischio è l'inferno. È l'inferno. È l'inferno. Ma questo rischio, secondo il nostro modo di parlare, che poi non è manco, Dio lo corre. Perché più, cioè, capito? Piuttosto che una violenza, se la tua libertà, la libertà te l'aiuta in tutti i modi possibili. Le anime dannate nel giudizio particolare vedranno tutto quello che Dio si è inventato nella vita e che a loro non ci hanno mai fatto caso, di tutti i richiami infiniti che in tutti i modi possibili gli eravate arrivati, immaginabili, e sentiranno il rimorso in eterno perché hanno detto sempre no, 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 e potevano dire sì, ma hanno detto di no. Allora, torniamo, scusate che non voglio perdere il filo. All'inizio di questo ciclo di catechesi ci siamo detti: tu per chi stai vivendo? Perché che campi a fare? Dittelo. Oggi dobbiamo farci oggi dobbiamo fare un altro step. Tu per chi vuoi vivere? E perché vuoi vivere? Qual è la differenza? Che adesso lo scegli tu. Lo scegli tu. Il senso della vita. Sapete bene che noti cantautori si sono cimentati nel canto del non senso. Il senso c'è come? Tutte le cose hanno un senso. La rivelazione ci dice che davanti a Dio nemmeno un passero che cade dall'albero cade senza motivo, lo dice Gesù nel Vangelo. Cinque passeri non si vendono forse per due soldi, eppure nessuno uno cadrà per terra senza che il Padre vostro celeste lo voglia. Lo dice lui. Quindi il senso delle cose e di tutto è un fatto oggettivo. Tu lo devi scoprire e lo devi scegliere. Allora, vogliamo fare una parentesi con il catechismo di San Pio X, no? Per capire il senso, in tre parole, così non. Perché ci ha creato Dio? Senso è quella cosa che risponde alla domanda perché o per chi? Perché vivi o per chi vivi? Cosa risponde San Paolo? Per me vivere è Cristo. Morire? Un guadagno! Pensare a tutto quanto il terrore dove mezzo mondo sta campando
da un anno a questa parte è rotto, insomma, con tutto il mio rispetto. Il terrore di morire, il terrore della morte. Ma è una cosa così, così grave, la morte fisica, per noi figli di Dio. San Paolo dice, per me vivere è Cristo, morire è un guadagno, fosse tra 2 minuti. Chi di noi oggi, adesso, mentre sta ascoltando, saprebbe dire al Signore, magari fosse tra 2 minuti. L'unica cosa che mi dispiacerebbe sarebbe non essere pronto. Ma per me, tra 2 minuti, ma subito. Anzi, evviva! Non vedo l'ora di voler cominciare a vivere. Qualcuno si scandalizza quando mi sente dire queste cose. Ma io mi scandalizzo del fatto che non tutti i cristiani lo pensino. Perché vivi e per chi vivi? Per me vivere è Cristo, morire è un guadagno. Allora, per chi? Per Cristo. Cosa diciamo, cosa dico io a nome di tutti al termine della consacrazione? Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. Lì veramente è per mezzo di Cristo, però, per Lui. Vivere di Lui e per Lui. E poi perché? Dio ci ha creati per, attenzione alla sequenza, conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo nell'altro. Attenzione a questo trittico, conoscere, amare e servire. Allora, che hai fatto fino ad oggi? Quanto lo conosci Dio? Quanto conosci la fede? Quanto conosci pure il catechismo? Quanto conosci la sana dottrina cattolica? Consiglio per gli acquisti per un altro ciclo di catechesi. Quanto tempo gli hai dedicato? Prova a fare un altro bel esercizio. Vedi un attimo nella tua giornata, che dopo dobbiamo parlarne di questo, eh? Quanto tempo dedichi a Dio? Scrivi, scrivilo. Cioè, tu c'hai 24 ore al giorno. A Dio, quanto gli dedichi? Zero? Se gli dedichi zero, ma come fai tu a realizzare il progetto per cui sei stato creato? Cioè, il senso è un fatto oggettivo. Attenzione che tutti gli esseri umani, se non fanno questo, non saranno felici in questo mondo e non saranno beati nell'altro. Chiunque non vive per conoscere, amare e servire Dio si autocondanna all'infelicità. Io questo lo annuncio a nome di Cristo e della Chiesa. D'accordo? Perché il mio compito è annunciarlo. Torniamo a Lourdes. Il mio compito è dirvelo. Liberi di crederci o no, ma io ve lo dico come. Sta a voi la libertà di crederlo o no, ma io lo dico come. Chiunque non vive per conoscere, amare e servire Gesù è un infelice. È un miserabile, cieco e sordo. Chiunque. Ecco perché la Chiesa annuncia, annuncia, ecco perché io passo le ore davanti a questo benedetto computer con le dirette streaming, perché purtroppo oggi come oggi, in questa piccola parrocchietta che ho, se faccio gli incontri in diretta con le persone, poverine, ci sono 5, 6, 7 persone e non è purtroppo cosa che accade solo in questa parrocchia. Ecco, tristemente, e non dipende solo dalla non eccellente, come nel caso mio, qualità del predicatore. Oggi non gliene importa niente a nessuno, non gliene importa niente a nessuno, o a quasi nessuno, nessuno lo dico in senso a pochissimi. Fino a quando esisterà il canale del web, capite? Questo è un mare magnum. Certo, i video di Don Leonardo non hanno 2 milioni di visualizzazioni, però neanche 7. Neanche 8, qualcuno in più. Io queste cose le annuncio. Allora, mettiti seduto. Quanto tempo della tua giornata dedichi a Dio? Scrivere, contalo, metti il cronometro. Zero? Solo le preghiere del mattino e della sera, la scappa e corri, a mitra? Poi, che altro fai? Leggi qualche cosa di bello? Ascolti qualche cosa di edificante, oltre a tutte le stupidaggini che girano in continuazione, che partono dalla scatola del diavolo, e quella così la chiamava Padre Pio, eh? Padre Pio la chiamava la scatola del diavolo, la televisione.
Qua siamo tutti quanti rincretiniti lì davanti a scirupparsi dalla mattina alla sera veleno, perdonatemi, cioè adesso sto esagerando, però cioè, io ho sempre girato come parroco, io giro per le case, le vado a benedire, a incontrare le persone, cioè è rarissimo entrare in una casa dove non c'è quella che suona, è meglio che non vi dico che cosa sta suonando, d'accordo? I talk show che fanno oggi, dove parlano e danno insegnamenti. Anime create da nostro Signore e certamente da Lui sommamente amate, ciò premesso, che hanno evidentemente fatto delle scelte di vita molto molto lontane dalla volontà di Dio, e quindi gli insegnamenti pontificali continui che fanno, una volta c'erano i predicatori, adesso sono questi noi predicatori, e tutti quanti la gente che se ne beve dalla mattina alla sera. Ma allora, di che vogliamo parlare? Di che vogliamo parlare? La gente che sta terrorizzata, che è stata terrorizzata, ma è chiaro che se uno si sente nei martellamenti continui dalla mattina alla sera, che non si parla di altro, che c'è già un po' una persona, come dire, c'ha una fede così e così, ci crede e non ci crede, ma come vuoi che si sente? Si sentirà così per forza. Cioè, capite? Una persona che conosce Dio, che ha la fede, che lo ama, che lo serve, punto primo, non c'è avuto questo gran terrore della morte. Punto secondo, certamente non fa il pazzo, nel senso che sarà prudente, sarà tutto quello che vogliamo, ma vive sereno, vive tranquillo. Offre anche al Signore tutte quante le croci che ci hanno messo sulle spalle, le limitazioni, eccetera, eccetera, e prosegue. Conoscerlo. Se tu non lo conosci, non lo puoi amare. Ma quante volte ho detto che la gente non va a messa la domenica? Peccato mortale. Ma la gente, spero che non vada a messa la domenica, perché non si rende conto di che cosa è la messa. Però attenzione, è vero che non te ne rendi conto, però in questa sede, questa è una catechesi, voi dovete chiedervi: ma io che cosa ho fatto per rendermene conto? Perché se tu stai tutto il giorno a sentire la scatola del diavolo, d'accordo, e non apri nessuna porta, cioè la conoscenza da che cosa viene? Dalle orecchie e dagli occhi, scusatemi. O ascolti qualcosa di positivo o leggi qualcosa di positivo che ti parla di Gesù, che ti parla di Dio. Se no non è che ti viene qualche imbuto dentro il cervello e che la notte qualcuno ci mette dentro la sana dottrina cattolica e ti svegli, quanto amo Gesù, finalmente, quanto è bello il mio Signore. Non funziona così. Non lo sapevo. Benissimo. Ma tu cosa hai fatto per saperlo? Ecco perché, cosa vuoi fare tu adesso? Il senso della vita è conoscere, amare e servire il Signore. Servire Gesù è regnare, servire Gesù è regnare, è essere i padroni del mondo, pure se sei l'ultima persona del pianeta Terra, il più umile, con la mansione più bassa, il più conosciuto, il più letterato, il più ignorante, il più brutto, metti tutti più, il peggio che sia. Se tu conosci e ami Gesù e lo servi, tu sei un re e un figlio di re. Se non lo conosci, non lo ami, e se non lo ami, non lo servi. Le persone, torniamo all'esempio di prima. La mia coscienza mi dice che dovrei cominciarmi a vestirmi decentemente, d'accordo? Cominciamo a parlare chiaramente. Sono un uomo, io in chiesa entro in pantaloni e in giacca. Spariamo la grossa, che è il massimo, d'accordo? Ma non muoio di caldo. Ma è un'esagerazione. Ma che ci fa? Pensare. Normale che uno risponda così. Ma se tu ami, scusate, ma quando noi siamo innamorati, ma chi di voi non è stato innamorato? Io lo sono stato innamorato. Ma quando uno è innamorato, ma si fa qualunque cosa per innamorato. Nel racconto una di Francesco, del mio amico Francesco, dai, così io non parlo di me. Il mio amico Francesco, buon'anima, che mo' mi sta a sentire, farà una bella risata, non sopportava il formaggio e la mozzarella. Lui andava a mangiare la pizza, la sua pizza, sempre la stessa si prendeva.
La marinara senza aglio, come faceva Magnasse Galavizza, non lo so, solo col pomodoro, l'olio e l'origano. Perde la testa e si fidanza. E mi prendeva sempre in giro, che sono stato uno dei primi a fidanzare, diceva: "Ah, Francesco, quando ti capiterà pure a te, vedrai, dopo mi diverto io." Ma che ma le risate quella sera. Andiamo a una pizzeria, questa, ovviamente in atteggiamenti intimi e affettuosi, come due fidanzatini che si vogliono bene, e gli aveva ordinato una mozzarella, era troppa, ne taglia un pezzo e gliela mette sulla pizza. A Francesco. Io stavo davanti e mi sono goduta la scena. Cioè, lui ha provato in maniera vezzeggiativa, no? Quindi a fare la faccia schifata, ma non reale. Cioè, come quando tu dici: ma mi farebbe un po' schifo. Se gliel'avessi fatto io, ma dava un pugno, me dava. Gliel'ha fatto la sua fidanzata. Non mi ricordo adesso se se l'è mangiata oppure no, ma sicuramente non l'ha trattato male. Perché è innamorato! È innamorato! Capito? Ma se tu sei innamorato, ma se Gesù Cristo dice: "Non lo faresti per me, non lo fai il sacrificio per me." Ma se tu sei innamorato, ma questo, ma io faccio pure tagliare la gola per te. Ma come lo fatti i martiri a versare il sangue? Ma leggiamo quel passo di Santa Teresina quando nel cuore della Chiesa sarò l'amore. Dice: ma se la Chiesa non c'ha un cuore bruciato dall'amore, ma i martiri non lo versano il sangue. Ma gli apostoli non vanno a predicare in tempo in terra di missione, ma chi glielo fa fare? I predicatori del Vangelo non lo predicano più. Chi glielo fa fare? È l'amore. Ma tu non lo puoi amare un imperfetto estraneo. Non lo ami se lo che ha fatto Gesù per te? Quanta sofferenza? Ma hai mai letto una storia della passione di Gesù? Ma ci hai pensato? Lui ha parlato, lui ha fatto le cose e ci ha dato tante di quelle fonti. C'è la rivelazione pubblica, la sa quasi nessuno. Siccome la Bibbia non la legge quasi nessuno, e molto spesso magari chi dovrebbe predicarla, ci stanno 100 miliardi di rivelazioni private belle. Che ci stanno a fare le rivelazioni private? Che qualcuno le snobba? Perché il popolino, la gente comune, e se compra il libro della rivelazione privata, se compra Maria Valtorta, si compra, quella che me la tocca, d'accordo? Va a leggere un po' Maria Valtorta, proprio di quello che ha fatto Gesù. E se non ti fai una montagna dei pianti che te li ricorderebbe tutta la vita. Ma dedicagli del tempo. Se non lo leggi mai, non lo saprai mai. E se non lo conosci, non ti innamori. E se non ti innamori, non lo servi. E se non lo servi, tu campi male. Perché se non servi a lui, servi al diavolo. Non ci sono alternative. Chi non è con me è contro di me. Chi non raccoglie con me disperde, dice Gesù nel Vangelo. Cioè, no, no, ma io non lo servo, però io sono una brava persona. Cioè, io mi sto a fare gli affari miei. Diavoli, cose di questo, lascia perdere. No, no, se tu non servi Gesù, tu servi il diavolo, capito? Mettitelo bene in testa questo qua. Ma io mica sono così cattivo. Mettitelo bene in testa. Questo è il senso della vita. Se tu lo conosci, lo ami e lo servi, tu qui comincerai ad essere felice. Come tutti i santi lo sono stati. Ah, poi in paradiso non ne parliamo, eh? E attenzione, quanto sarai felice? Anche qui la nostra scelta. Dice: don Leonardo, parliamo sempre delle cose vecchie, cari. E non mi chiede, le donne non portano il trucco, ma io al trucco non ci rinuncio. Ammetti quanto trucco ti pare, capito? Cioè, che non è qui, non è il problema, cioè, a parte che adesso non. Cioè, cosa dice Gesù? A chi ha sarà dato. Quanto puoi essere felice in questa vita? Tanto, se vuoi stare tanto felice, dai tanto a Gesù. Abbastanza, dai abbastanza a Gesù. Così e così, dai così e così. Vuoi fare una vita mediocretta, capito? Che tutto sommato, sì, non è che so proprio infelice, però stai sempre mezzo mogio mogio. Dagli poco a Gesù. Quello a cui si perdona poco, ama poco, dice lui. Canta Maria di Magdala che si è andata a 20 anni. I gesti estremi, capito? Via, va lì, se butta i piedi, comincia a piangere con tutti quella montagna dei capelli, gli asciuga i piedi, poi spacca un profumo dal valore di 15.000 euro, era quello là dell'unzione di Betania prima della passione. Oh, 15.000 euro, 300 denari, 30 milioni di vecchie lire, spaccato e messo addosso a Gesù. Via, non si bada a spese. Che
Capite? Proprio l'immagine. E quella è la prima che ha visto Gesù risorto, ma scusate, oh! Mica è andato da quella che poverina. No, è andato da Maria di Magdala, Gesù. Perché? Perché è andato da Maria di Magdala, Gesù? Ma perché ha dato a San Giovanni la... Perché se l'è presa San Giovanni la Madonna? San Pietro non poteva dire, ma dammi la mia la Madonna, io sono Papa. Allora ho capito. Oppure il fratello di San Giovanni, San Giacomo, che era tanto bravo, gli apostoli erano tutti bravi. Erano. Ma perché è andato con San Giovanni? Cioè, la giustizia di Dio, la famosa giustizia di Dio, che non so a sentirne parlare, cioè, quello che tu gli dai, e lui te lo dà indietro. Gli dai molto, ma lui ti dà molto più che molto. Lui ci dà sempre più di quello che gli diamo. Però è chiaro che se gli diamo molto, che tu prova, controlla, vedi, verifica. Poi vedremo quando arriveremo alla vita di cielo, perché qui stiamo ancora al senso della vita, non è finito il ciclo di Gesi, eh? Qui si muove la nostra libertà. Quanto dai, tanto riceverai. Lui ti ha già dato preventivamente tutto. Hai tutto a tua disposizione. L'ho visto la volta scorsa. Quanta grazia vuoi? Ne vuoi tanta? Bene, comincio la messa tutti i giorni, comunione tutti i giorni, confessione settimanale, rosario intero, trova il tempo, trova il modo. Se tu ami, il tempo e il modo lo trovi. Io ho conosciuto famiglie che hanno 5, 6, 7 figli che fanno quello che ha detto la Madonna a Međugorje, che è tanto. Ho detto prima, conta quanto tempo dedichi al Signore. Se tu vuoi, limitatamente a questo aspetto, ascoltare la Madonna di Međugorje, 3 ore al giorno appartengono al Signore, quindi noi non campiamo 24 ore, noi campiamo 21 ore, perché 3 ore sono riservate, non ne ho la disponibilità, appartengono a Dio, le passo con Lui. Siccome un italiano medio vede 2-3 ore di televisione al giorno, pensa un po' quanto sarebbe facile, no? Taglia, vuoi vederti la televisione? E tieniti la televisione, vedrai quanto sarai contento. A stare a rimbecillire 3 ore al giorno davanti alla televisione. Vai! Se pensi che sia una cosa buona, vai! Ma te lo ordina il medico. Cioè, noi facciamo delle scelte in continuazione. Chiudi! Come ti vesti? Lo decidi tu. D'accordo? Lo decidi tu sempre! Se tu che sei una donna vai in giro vestita in un certo modo, l'hai deciso tu. E stai lanciando un messaggio molto, molto esplicito. Se tu in chiesa vai in un certo modo, l'hai deciso tu. Se tu scegli certe cose, le hai decise tu. E in base a quelle avrai un ritorno di grazie e da parte di nostro Signore. Senso della vita. Poi apriamo un altro capitolo. Il progetto di vita. Perché il senso della vita, cioè conoscere, amare e servire Gesù, questo è. E vivere per Cristo. Per me vivere è Cristo. Lui. E tutte le mie scelte gradualmente, ecco perché sto facendo, come ti vesti, non sono affari tuoi come ti vesti. No, no, non sono affari tuoi. Perché Gesù ha un'idea molto ben precisa. Come si veste un prete? Quale sarà la cosa più gradita a Gesù? Attenzione, qui non si tratta solo di peccato o non peccato. Non si tratta solo di questo. Ciò che è buono, lui gradito è perfetto. Una persona che sceglie di andare verso la santità si chiede cosa è più gradito al Signore, non solo cosa è lecito. L'abbiamo visto la volta scorsa. E certo, a volte alcune cose sono più gradite, ci costano. Uno non ci riuscirà dall'oggi al domani. Ma se vuole, lo farà. Lo farà. Perché la nostra volontà libera, sostenuta dalla grazia che non vede l'ora, la grazia di darci la forza di fare quello che lei vuole che facciamo, ma fare qualunque cosa.
Questo senso non è un senso astratto, si incarna dentro un progetto di vita. Ah, questo progetto di vita, il progetto di vita è una cosa oggettiva, non lo decidi tu. Il progetto di vita l'ha pensato nostro Signore. Ce lo siamo già detto. Tu che mi ascolti, così come io e così come chiunque, devi sapere che tu sei stato pensato e voluto con un atto positivo di volontà da Dio. Prima della creazione del mondo, si legge nell'epistolario di San Paolo. Per cosa? Per essere santo e immacolato nell'amore davanti a Dio, nella carità, eccetera, eccetera. Ma attenzione, tu hai uno scopo preciso nell'ordine della creazione e avrai un tuo posto preciso in paradiso che ce l'hai solo tu. La tua vita Dio l'ha già scritta dal momento del concepimento fino al momento della morte. Secondo per secondo. E qui cito il Cardinal Petrocchi. Quindi c'è un progetto curato nei minimi dettagli. Oh, avete visto un progetto esecutivo, che ne so, di un teatro o di un'opera? Nei minimi particolari. Dio la tua vita ci ha pensato nei minimi particolari, Dio controlla anche il secondo della tua esistenza, anche il pensiero. Quasi nessuno vive in maniera perfettamente conforme a questo progetto, ma quello c'è però. È come se non c'è. Numero uno, ci credi? Che tu sei stato pensato, sei stato voluto, che il progetto che Dio ha fatto per te è una cosa meraviglioso, stupendo, più bello che ci potesse essere. Io questa cosa l'ho vissuta, figlioli miei cari, questo lo posso dire perché è un'esperienza vissuta. Io avevo altri progetti di vita, sono stato fidanzato per tanti anni. Era una cosa bella, era una cosa casta anche, bellissima. A un certo punto il Signore mi ha fatto delicatamente capire, insomma, delicatamente, anche passando attraverso delle prove un pochino impegnative, che forse c'era un altro progetto su di me. E io ci ho combattuto, non ero subito, ah, che problema c'è? Tranquillo. No, ci ho combattuto, ci ho sofferto. Ci ho pianto, non è stato subito chiaro, ho camminato un pochino a tentoni, ma ho accettato di pensarci o di ripensarci. Allora, chi è giovane deve fare attenzione, chi ancora non ha preso uno stato di vita definito, sì, allora ci giochiamo parte della felicità con il progetto di vita. Perché? Possiamo noi non fare quello che Dio aveva voluto? Cioè, mi raccomando, questa è una domanda retorica, eh? Certo che sì. Il primo a non farlo è stata Adamo ed Eva, quindi. Possiamo frustrare i disegni di Dio? Certo. Chiunque? Certo. Il Papa può non fare quello che Dio vuole, non questo che c'è adesso. Sto parlando in generale del Papa come figura. Certo che può non fare quello che Dio vuole il Papa, certo. San Giovanni Bosco diceva che su 100 persone, che maschi, che Gesù chiama, 70 dicono di no. Sono tanti, sono. Come sarà la vita di quelli che dicono di no? Vedete che qui non si tratta solo di peccato o non peccato, perché se io ho la vocazione di farmi prete, per esempio, Dio a me aveva pensato, per me, io ti do l'onore di essere mio sacerdote. Ti darò il mio sacerdozio ministeriale, tu sarai un altro Cristo, tu consacrerai, tu benedirai le persone, tu rimetterai i peccati nel mio nome. Io dico, no, io sto tanto bene con la mia fidanzata, mi sposo in chiesa, sacramento del matrimonio, faccio un sacramento, non ho nessun obbligo. Che peccato faccio? Un peccato, per esserci un peccato in senso stretto, deve esserci una trasgressione formale a un comandamento di Dio. A farsi prete non è mica un comandamento. Per dire. E allora? Come sarebbe stata la mia vita se non mi fossi fatto prete? Domanda. Sicuramente molto meno felice di quello che era adesso. Sicuramente. Perché?
Perché Dio mi ha pensato per essere quello che sono. Ci sono una caterva di grazie preparate per noi, per lo stato di vita e per il progetto che Dio per noi aveva pensato. Se noi facciamo di testa nostra, ritorna un'altra volta la libera volontà umana, cominciamo a familiarizzarci bene con questo termine e dico, ok, faccio come mi pare. Dio prende atto. Ma tu ci vai a rimettere. Tu perdi, tu starai male, tu ti perderai un autotreno di grazie e ti perderai anche un autotreno di gloria, perché, attenti a un'altra cosa, non è la stessa cosa. Io questo lo dico perché tempo fa mi è capitato una persona che dice, a me questa cosa non me l'ha mai detta nessuno, non ci ho mai pensato, che se una persona diventa più santa sulla terra, poi il paradiso godrà di più. Dico, ah, dico, ci hai pensato, ma questo non è che ci vuole una scienza infusa. In paradiso ci sono dei gradi di gloria, ma scusate, anche qui, cioè cerchiamo di rendere omaggio al nostro essere uomini e donne, facciamo funzionare il cervello, ma secondo noi, cioè Padre Pio, che ha vissuto una vita di immolazione fin da quando era piccino, si è portato per 50 anni le stigmate, è stato perseguitato dentro la casa sua dai ministri della Chiesa, dai legati del Papa, è stato silenziato per 3 anni, non ha potuto neanche dire una messa in pubblico, cioè ne è passate di tutti i colori, ha subito l'operazione a crudo. Cioè, secondo noi, quello in paradiso sta allo stesso grado di gloria di una persona che ha bestemmiato per una vita intera, non è mai andata a messa la domenica, è stato un lussurioso, ha tradito la moglie, che ne so, a parolacce a tutto spiano, disonesto, ha rubato, ha bevuto, che ne so, si è drogato, poi, poco prima della morte, il Signore che continua a chiamarti fino alla fine, una volta buona, ascolta il richiamo della coscienza, si pente, un atto di pentimento, fa una confessione in lacrime, confessa tutto e poi muore, per carità. Chi è pentito? Noi speriamo e crediamo che all'inferno non ci va, ma quello secondo voi sta vicino a Padre Pio? Così. No, no, ma come niente. Ma io penso che il buon senso, qualunque persona che si metta a riflettere, ci arriva a queste cose qui, no? Non sto parlando per aforismi o per sentenze, d'accordo? Imposte. Io sto formulando domande che a me sembrano retoriche. Per aiutare la riflessione di chi ascolta. Allora, il progetto di vita è fondamentale. Trovarsi al posto proprio. Io ci ho messo un sacco di tempo perché a settarlo, io racconto sempre, sto facendo fare il prete diocesano parroco, è la cosa che quando io ci pensavo, quando percepì la vocazione, dico, guarda, tutto. Meno che il parroco, ti immagini il parroco che vita grigia che fa lì, messe, funerali, sempre allo stesso posto. Che fa? Come Don Abbondio, che fa il parroco dalla mattina alla sera? E io pensavo, oh, uno che fa il frate, il monaco, il missionario. Guardate che sto a fare. Perché? I nostri pensieri non sempre coincidono con i suoi, anzi, ben raramente. Al progetto di vita, cioè la santità si inserisce dentro il progetto di vita. Il progetto di vita dobbiamo cercare di pregare, di fare il possibile perché sia quello giusto. Poi, come amo sempre dire, è chiaro che il Signore ha il piano bis, il piano 2, il piano 3, il piano 4, quindi il progetto 2, il progetto 3, il progetto 4, quindi. Perché altrimenti sarebbe, cioè, mai nulla è perduto per quanto riguarda noi esseri umani. Perduto è solo dopo la morte, che si va in perdizione. Dopo la morte sì, prima della morte nostro Signore si inventa qualcosa. Ce lo dice tra le altre cose la parabola degli operai della vigna, no? Quelli che vanno alle 5 del pomeriggio avevano buttato quasi tutta la vita, detto per parole povere, però. Quindi c'è sempre speranza, attenzione, non si ascoltino queste cose come lacci o come mitraglie o come macigni che cadono, cioè, ah, io non ho fatto, ho sbagliato il progetto di vita, ma chi lo sa che succede.
Una volta che uno ha imbroccato una strada, ti sei sposato, ti sei fatto prete, ti sei fatto frate, stai dove ti trovi. Però prima, io spero che qualcosa di questi magari l'ascolti anche adolescenti, forse no, qualche giovanotto, insomma qualche persona, e comunque anche i grandi capiscano che il progetto di vita è una cosa fondamentale. Non è la stessa cosa rimanere celibi o nubili o sposarsi. E attenzione che rimanere celibi o nubili anche nel mondo non è una vita da falliti, una vita da zitelli o da zitella, tempo buttato. Tempo perso, ma chi l'ha detto questo qui? No, cioè, non, nel Catechismo della Chiesa Cattolica non dice questo. Perché la dignità della persona è la santità. Anzi, una persona che mantiene e conserva la verginità, anche senza consacrarsi, si trova comunque su un piano, con tutto il rispetto delle persone sposate che hanno un'altissima missione, ma si trova comunque su un piano di oggettiva eccellenza. Ok, quindi non è una vita buttata. E la vita che può fare una persona, oggi si chiama single, impegnata, può fare tanto di quel bene se usa bene la sua libertà, che magari una persona che ha la vocazione specifica del matrimonio, ha il coniuge, 3, 4, 5 figli e il lavoro, non è che c'è tante altre cose da fare. La sua vita è abbastanza, come dire, deve fare quelle cose. Molte altre cose che può fare una persona con una famiglia non ce l'ha, non può fare chi ce l'ha la famiglia. Ha il progetto di vita, il senso della vita e il progetto di vita. Dentro questo discorso, noi dobbiamo, e qui scriviamo adesso, ristabilire le nostre priorità. Quindi, dopo che ti sei iscritto, quanto tempo dedichi al Signore? Comincia a vedere nella vita tua. L'abbiamo già visto. Quali sono le priorità? Qual è la tua scala di valori? Primo posto chi ci sta? E qui attenzione, primo posto chi ci sta non a chiacchiere, perché per valutare una cosa, quanto tempo gli dedichi? Quanto ci pensi? Quanto lo desideri? Quanti soldi ci spendi? Attenzione, quanti soldi ci spendi? Quante energie interiori ci spendi? Cosa sei capace di sacrificare per quella persona o per quell'interesse? Una persona che la domenica va allo stadio e non capisce più niente, cioè muore il papà della moglie, dice abbiamo vinto la partita e poi va dal capezzale. Parla questo comportamento perché al primo posto c'è la partita. È inutile uno si racconta le chiacchiere. E la partita viene prima della moglie, viene prima della morte della moglie, viene prima che sta vicino alla moglie, che gli è morto il padre, che gli è morto il padre. E questa non è certamente una cosa bella. Allora, rimodula la tua scala di valori. Oggi c'è questa, rimodulala. Da domani c'è questo. Al primo posto c'è questo. Vuol dire che quando il primo posto chiama in causa, tutto il resto è sacrificabile. Anche il secondo posto. Una cosa che viene al sesto posto, io non posso sacrificare il primo per il sesto, ma il contrario. Nel quinto per il settimo, ma il contrario. Esempi. Mi piace tanto giocare a tennis, supponiamo che gli hobby stiano al settimo posto. Però mia moglie c'ha bisogno oggi di me proprio in contemporanea alla partita di tennis. Che famo? No, gioca a tennis? O ascolto mia moglie. Capite di che cosa stiamo parlando? Perché di questo poi stiamo parlando, eh? Rimodula la scala di valori. Sintesi, senso della vita, progetto di vita, scala di valori. Decidere senso, progetto e scala. Da oggi in poi conta quello che vuoi tu, non quello che hai fatto fino ad oggi. Se quello che hai fatto fino ad oggi ti piace e ti ha gratificato, continua. Se stai già messo sulla strada buona, cresci. Se stavi su una strada che buona non è, vedi quello che devi fare e decidi secondo coscienza e libertà. Ci vediamo su di voi la prossima settimana. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga. E come sempre, a presto.